il cinema italiano contemporaneo, il cinema italiano di oggi, diciamo, di oggi però datandolo già dagli anni Ottanta, diciamo, l'ultimo trentennio, ecco, dove ci sono state delle trasformazioni importanti anche di costume, di comportamenti, della comunicazione nel nostro paese. In molte situazioni, in molti casi, diciamo, il cinema italiano contemporaneo ha saputo saggiamente calibrare l'uso della lingua sul mondo di oggi, cioè su dei nuovi scenari anche socio-economici, su delle nuove tipologie emerse proprio dalla realtà. E penso per esempio ad autori della generazione post-68, che sono poi quelli un po' che hanno, come dire, dopo un periodo di tra i grandi di cui abbiamo parlato e una fase intermedia, hanno rivitalizzato un po', diciamo, dal punto di vista autoriale il cinema italiano. E quindi naturalmente non si può non pensare a Moretti, Verdone, Tornatore e Salvatores, che diciamo sono più o meno della stessa generazione, che con stili, generi e strategie narrative molto diverse, hanno però in comune questa capacità di intuire tempestivamente i nuovi scenari, appunto, il nuovo pubblico con cui dovevano in qualche modo fare i conti. E quindi hanno avuto in comune la capacità di sintonizzarsi anche sugli umori, sulle delusioni, sui sentimenti, sulle aspettative, sui sogni di una generazione abbastanza complessa e difficile, perché era una generazione che era quella dei nati più o meno intorno agli anni 50 e quindi del periodo post-bellico della ricostruzione, che sono cresciuti invece poi in questa fase anche di sviluppo del boom economico, del boom degli anni 60, e poi negli anni 80 hanno cominciato a guardarsi intorno e a cercare di capire. Questi autori di cui sto parlando, cioè per esempio Nanni Moretti con Eccebombo, Io sono un autarchico, e poi Palombella Rossa, e poi fino ad arrivare ad Habemus Papam, cioè ha fatto sempre un cinema molto, secondo alcuni, intellettuale, un cinema anche dove lui è stato sempre presente, tranne qualche caso. E secondo, diciamo, quelli che non amano molto Moretti, molto troppo autoreferenziale, troppo ritagliato su se stesso. In realtà, Moretti ha capito una cosa fondamentale, che quello che lui voleva comunicare, sia pure in maniera a volte anche un po' provocatoria, anche dal punto di vista proprio dell'uso del linguaggio, non poteva prescindere dalla sua presenza, perché dobbiamo intenderci, a volte ci sono degli autori. E qua potremmo fare anche degli esempi, che ne so, stranieri alti, Woody Allen. Ci sono degli autori che sono registi, autori di se stessi, che però non possono prescindere dalla propria presenza fisica come attori. Poi Woody Allen è un autore che ha fatto film anche senza recitare, però diciamo è un tutt'uno, è un veicolo, insomma, inscindibile tra l'attore e l'autore e il regista, per comunicare un mondo che può essere appunto molto personale. Però quello che a me è sempre piaciuto poi di Nanni, di Moretti, è proprio il fatto che il suo mondo, fatto anche, diciamo, di certi isterismi, di certe nevrosi, di certi eccessi, è un mondo che fa parte di una generazione, che naturalmente ognuno può raccontare alla maniera sua. Carlo Verdone, che invece ha imboccato la strada, diciamo, difficile, però che era proprio congeniale, era nel suo DNA, che era quello di ereditare un po' la grande commedia all'italiana. Anche lui è stato bravo, con le dovute differenze, naturalmente, un po' come Moretti, a sintonizzarsi su queste insofferenze, queste fragilità di una generazione. E anche lui, tranne poi casi successivi della maturità, non ha potuto prescindere dalla sua presenza come comico, come attore, che veicolava oltretutto poi,
nel caso suo è stato anche decisivo perché, vista la sua bravura, la sua maschera, la sua capacità proprio di comunicare fisicamente, no, delle situazioni estreme, insomma, è difficile immaginare i film che lui ha fatto senza di lui, senza Verdone, no? Quindi Un sacco bello, Mario Bianco, Rosso e Verdone, e fin poi a diventare una cosiddetta malincomicità, no? Perché una comicità sempre un po' più malinconica, dove di volta in volta ha raccontato anche storie d'amore, di sentimenti molto così conflittuali. Tornatore invece, diciamo, di questo gruppetto va considerato un po', forse dal punto di vista tecnico, formale e stilistico, il fuoriclasse, perché indubbiamente è quello che a volte si è detto è l'autore italiano di quella generazione più europeo, per il modo di girare, per il modo ampio di, diciamo, di raccontare, per uno sguardo un po' anche americano, diciamo, sulle cose, sul mondo, sui personaggi. Ovviamente Nuovo Cinema Paradiso resta il film culto che lo ha lanciato, lo ha fatto conoscere a livello internazionale, gli ha dato dei premi e ha fatto diventare un po' Tornatore, diciamo, il grande autore capace anche nei festival di mettere d'accordo pubblico, critica e operatori, diciamo, dei paesi più diversi. Salvatores è un caso un po' più, forse, come dire, contestato, ecco, diciamo, da alcuni come autore, per, insomma, molti hanno faticato a dargli la patente dell'autore, però io ritengo che Gabriele, poi in fondo, Salvatores è stato un regista che, di quelli che forse un po' come quelli di cui abbiamo parlato, ma con qualcosina in più, forse è riuscito ad esprimere i disagi anche di una generazione, no? Per esempio il film che un po' è quello che lo ha un po' più consacrato anche per i premi che ricevette, che è Mediterraneo, questo elogio anche un po', diciamo, della fuga, no? Dalla realtà, all'evasione, insomma, una generazione dai sogni infranti, no? Quindi, diciamo, in maniera non proprio sempre eccelsa dal punto di vista dello stile, del linguaggio, della tecnica, però, insomma, ha un suo percorso molto coerente, ecco. Poi, se ci spostiamo un po', diciamo, sempre per allungare, diciamo, il periodo lungo del cinema italiano d'oggi, ci sono state poi le generazioni successive, cioè quelle dei Virzì, quelle dei Sorrentino, dei Garrone, che in qualche modo Virzì ha dovuto anche lui, come dire, è diventato un po' anche lui l'erede degli eredi, per cui ha ereditato in maniera anche intelligente e personale la grande lezione della commedia, facendolo con commedie scritte bene, con degli attori diretti bene, con delle storie ben raccontate, insomma, e mantenendosi però in un equilibrio, diciamo, tra la commedia, senza sbracarsi più di tanto. Sorrentino, e che è diventato ovviamente, Paolo, un autore internazionale importante, soprattutto grazie alla Grande Bellezza, che, insomma, candidato agli Oscar, premi vinti un po' dappertutto, che gli hanno aperto, diciamo, le porte del cinema internazionale degli Stati Uniti, di Hollywood, e che io personalmente, diciamo, trovo un regista importante, diciamo. Non amo molto gli ultimi, però sono più legato, appunto, a Un uomo in più, Le conseguenze dell'amore, che mi sembravano i suoi film più meno soggetti, diciamo, a delle pressioni produttive o, diciamo, a delle strategie un po' troppo studiate. Erano più veri, più naturali, dove lui ha confermato un talento, uno capace, ecco, di inserirsi, diciamo, anche lui su un cinema del passato, però con una forte personalità, con un grande talento visivo. Garrone, anche lui, Garrone ha fatto un percorso curioso, particolare, perché viene da documentari, quando nessuno lo conosceva, che stentavano anche ad uscire, che si potevano vedere nei festival, la Terra di Mezzo, quello fatto in tempi non sospetti, fatto sugli emigrati, sui conflitti, insomma, documentari tosti belli. Poi dopo
Anche Garrone ha avuto, diciamo, quel salto quando ha girato, diciamo, reality. Insomma, è stato anche lui abbastanza abile a capire certe tendenze, no? Certi trend del momento che possono essere quelli televisivi, quelli di certi nuovi modelli anche appunto linguistici o di comunicazione. E quindi direi che sono un po' degli autori che con una certa intelligenza hanno saputo, diciamo, metabolizzare e reinventare creativamente lingua e linguaggi dei nuovi media.